Ciao Raffaele, Federico Sala da Zon. Parto chiedendoti, hai avuto pochi giorni per lavorare inevitabilmente sulla squadra e su questa partita, ma hai fatto tanto lavoro anche extra, è stato tante ore a Monzello. Ti chiedo se c'è una cosa in particolare su cui hai lavorato, un concetto che proverai a far passare, che speri di vedere già dopo poco tempo contro la Juventus. Buongiorno a tutti. I giorni sono stati pochi. Relativamente, perché comunque le ore sono state tante. Ho preso quasi la residenza a Monzello, quindi 10-12 ore al giorno penso che possano bastare, ecco. Però comunque abbiamo lavorato su tanti aspetti, perché comunque quando c'è un cambio è normale che bisogna lavorare sia sull'aspetto tattico, quindi sistema di gioco, e su quello devo dire la verità sono abbastanza soddisfatto. E però la cosa più importante, è che mi riallaccio a quello che mi chiedevi, quello che vorrei vedere domani è soprattutto l'atteggiamento di ogni singolo ragazzo, l'intensità, e soprattutto voglio vedere coraggio. L'atteggiamento, perché quello non deve mai mancare in ogni partita, e ci deve essere sempre grande voglia, grande spirito. E io ho visto grande predisposizione al lavoro in questi giorni, quindi sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta. L'intensità ci deve essere in ogni partita, dobbiamo migliorare questa cosa, perché dobbiamo alzare il livello di intensità, perché la Serie A richiede questo. E poi coraggio, perché affrontiamo una squadra forte, e quello voglio vederlo assolutamente, ma sono sicuro e ho visto i ragazzi belli carichi, e questo mi lascia tranquillo. Luca De Capitani, Rai Sport. Quando c'è un cambio in panchina è perché le cose non vanno. Allora la domanda è questa: che gruppo hai trovato al tuo arrivo, anche se ovviamente già facendo parte del Monza li conoscevi, già li vedevi, già ci parlavi con i giocatori, ma che spogliatoio hai trovato? Allora, il mio vantaggio è stato che io vivevo già a Monzello e quindi vedevo tutti gli allenamenti precedenti ovviamente a questo cambio, conoscevo tanti ragazzi già da prima come calciatore e poi da allenatore, perché ovviamente passando per Monzello è normale per forza di cose che crei anche rapporto con i calciatori, e quindi anche a livello umano ho avuto modo di conoscerli. Devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente sorpreso del gruppo, perché nonostante siano tanti, siamo tanti in gruppo, in rosa, ho visto comunque dei ragazzi che sono pronti ovviamente a mettersi in discussione. E la prima cosa che ho voluto dire alla squadra è stata questa, che io ho bisogno di tutti, io voglio vedere tutti. E nessuno si deve sentire escluso, perché ho bisogno di tutti. Il Monza in questo momento ha bisogno di ogni singolo ragazzo, e poi è normale per forza di cose, bisogna fare delle scelte, però devo dire la verità, ho visto grande lavoro, grande atteggiamento, andavano tutti forte, e quindi questo mi lascia tranquillo per il futuro. Il gruppo è sano, il gruppo poi si creerà con il tempo, perché comunque per forza di cose quando non arrivano i risultati ed è normale che il gruppo possa non essere forte, però quello si crea poi con il tempo. Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Ciao mister, ti chiedo nelle tue percentuali di fare l'impresa domani, quanto inserisci il momento problematico della Juve? Ma no, non mi preoccupano le percentuali e non voglio nemmeno fare percentuali, perché sarebbe sbagliato. Io, come dicevo prima, sono sicuro solo di una cosa, che i ragazzi andranno in campo e ce la metteranno tutta, giocheranno con il cuore. Ve lo dico oggi e domani succederà, sono sicuro di questo, perché hanno voglia, ho letto nei loro occhi, nei loro atteggiamenti, nella loro voglia di ascoltarmi, ho letto la voglia di rivincita, la voglia di rivalsa, e vogliono tirarsi fuori da questo momento consapevoli
che sono una squadra forte e individualmente sono giocatori forti, però noi dobbiamo capire il momento attuale. Il momento attuale è che ci dobbiamo mettere qualcosina in più. Qualcosina in più vuol dire dare tutto in campo. Il momento della Juve non mi fate sentire che è un momento difficile, perché la Juve è una squadra che nel proprio DNA, nei momenti difficili, tira fuori il massimo, e quindi conoscendoli so che la Juventus arriverà qui per fare una grande partita. Quindi, consapevoli di questo, saremo pronti a giocarcela con la Juve, a combattere con la Juventus. Buongiorno mister, Arosio, giornale ANSA. Giustamente hai enfatizzato l'aspetto dell'atteggiamento anche durante la presentazione dell'altro giorno. Prima parlava di essere abbastanza soddisfatto anche del sistema di gioco. Ecco, andando nel concreto, al di là del modulo, quali saranno gli accorgimenti differenti? Cioè, in cosa il Monza di Palladino sarà diverso da quello di Strop? Grazie. Come dicevo prima, il Monza individualmente ha dei giocatori molto forti, e quando hai dei giocatori forti hai la possibilità di poter cambiare varie soluzioni, di poter provare varie soluzioni. Ne ho provate un paio, sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3, siamo in fase di decisione. Vi dico la verità, ancora non ho deciso, però il Monza può giocare sia con una difesa a 3, che magari potrebbe essere il 3-4-3, che con una difesa a 4, che potrebbe essere anche il 4-3-3. Ma come dicevo l'altro giorno, questi sono numeri, l'importante è l'equilibrio della squadra, la predisposizione dei calciatori a sacrificarsi, e ovviamente l'atteggiamento di cui parlavamo prima, che è fondamentale. Buongiorno mister, Massimo Canta di Carta Canta. Hai già detto qualche cosa, la Juve è una grande squadra, però è indubbiamente in difficoltà, è stata in difficoltà in Europa, ma anche in campionato contro squadre come la Salernitana, non ultima. Ha dei giocatori fuori, ha l'allenatore in tribuna, è il momento di osare di più, come dicevi, anche contro questa squadra, oppure preferirete aspettare? Allora, se la Juve avesse vinto contro la Salernitana su quel calcio d'angolo, era 2 punti dal primo posto, quindi se vogliamo parlare di numeri, la Juventus è ancora lì che lotta ovviamente per le prime posizioni, quindi l'aspetto mentale in questo momento della Juve può essere condizionato dai risultati non ottenuti in Champions League. L'altro aspetto è che hanno delle defezioni, hanno tante assenze sia per squalifica che per infortuni, e quindi questo ovviamente potrebbe essere un aspetto da non sottovalutare, però ripeto, io sono super concentrato con la mia squadra, per la mia squadra sto dando tutto per concentrarmi per i miei ragazzi, e la Juventus sono sicuro che arriverà qua a fare una grande partita, una grande prestazione di violenza anche fisica, verranno molto forti ad aggredirci, sono sicuro di questo, e noi siamo pronti, dobbiamo essere pronti a fare una grande partita di spessore, di coraggio, di voglia, di determinazione, dobbiamo essere in grado di reggere il colpo, e poi con le nostre armi, con la nostra qualità, possiamo mettere in difficoltà. Ciao mister, Diego Marturano, Il Cittadino, qua. Volevo chiederti se sei emozionato per il debutto in Serie A, e aggiungo se ti piace questo genere di percorso, cioè se credi nei born ready, quelli che in America dicono i nati pronti, oppure se avresti preferito avere più tempo magari per formarti come allenatore. Allora, bella domanda. Non sono emozionato, magari è l'incoscienza, ancora non mi sono reso conto, però la mia storia dice questo, calcistica ovviamente, da calciatore, che io non mi sono mai emozionato agli esordi, non mi sono mai emozionato in partite, anzi penso che sia una questione caratteriale. Le cose difficili mi piacciono, le affronto con grande voglia, determinazione, e le cose difficili mi piacciono. Questa è una cosa che è stata inaspettata,
È sicuramente una cosa non semplice, ma è una cosa meravigliosa. Cioè, io la sto vivendo come un sogno, la sto vivendo come io non vedo l'ora domani di andare in campo con i miei ragazzi a giocare. Non vedo l'ora già di poter dare indicazioni. Cioè, per me è tutto bellissimo, è un sogno, sto vivendo un sogno. Non so se sono pronto o non sono pronto, questo lo dirà il tempo, non lo dirò né io né ovviamente nessun altro, vedremo. Io sono carico, sono pronto e ho grande voglia di imparare e di fare questo lavoro perché mi piace tantissimo. Buongiorno mister, Luca Mignani, giornale di Monza. Volevo chiederle se ci sarà Petagna, e in caso non ci sarà, se Motta lo vede più prima punta o più sottopunta. Allora, per quanto riguarda Andrea Petagna, purtroppo ha avuto un leggero fastidio muscolare. Adesso dobbiamo capire l'entità dell'infortunio, però insomma è stato l'unico ad avere un fastidio muscolare. Ci dispiace tantissimo perché Andrea lo conosco anche umanamente, è un ragazzo che ci teneva tantissimo ad essere presente a questa gara, ma io sono sicuro e conosco Andrea che ce la metterà tutta per tornare prima possibile e soprattutto più forte di prima. Per quanto riguarda Mota, stiamo provando varie soluzioni, è un ragazzo che si applica molto, ha grande qualità tecniche e fisiche e può giocare in varie posizioni d'attacco, può fare sia la prima punta che l'esterno d'attacco a piede invertito magari, quindi avere soluzioni intercambiabili in attacco, questo per me come allenatore è un grande vantaggio. Camillo Chiarino, Lombardia Comunica, buongiorno. Volevo chiedere, contro Napoli e Roma, due grandi squadre abbiamo già incontrato, abbiamo patito molto le folate offensive, insomma il fatto che non abbiamo un interditore puro. Volevo capire se questo ritiene che sia un grosso handicap per il Monza, visto che abbiamo insomma Rovella, Sensi, Pessina, giocatori che certamente fanno gioco, non lo distruggono. Quindi se con la Juventus ci sarà qualche sorpresa a centrocampo. E poi oltre a Petagna, se si può sapere chi mancherà domani della rosa. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche, soprattutto in mezzo al campo, è vero che manca un giocatore che faccia la cosiddetta legna, no? Chiamiamolo così. Però io credo che non dipenda tanto dal singolo giocatore, dipende tanto dall'atteggiamento della squadra, di tutta la squadra. A calcio si gioca in 11. E dipende tanto dall'atteggiamento di tutta la squadra, dall'intensità che danno, da come sono messi in campo, dalla voglia che hanno di essere aggressivi e non dipende dal singolo giocatore. Abbiamo provato, ripeto, varie soluzioni, vediamo domani chi scenderà in campo, se riusciamo ovviamente a dare questa intensità a cui credo io, ecco, a sopperire a questa mancanza magari di fisicità che possiamo avere. Però io ho visto da parte di tutti i centrocampisti grande voglia e grande atteggiamento nel mettersi a disposizione per fare anche l'altra fase. Sì, no, gli altri infortunati stanno tutti bene, dovrebbe rientrare D'Alessandro dopo la sosta, cioè nel senso nella sosta prima della partita contro la Sampdoria, è a momenti per entrare, sta bene e poi non abbiamo nessun'altra defezione. Mister buongiorno, Tele Lombardia, il giorno, Michael Cuomo. Le riporto i due dubbi che hanno accompagnato il tuo predecessore fin qui. Carlos Augusto, nel tuo caso forse quarto o terzo, quindi o terzo dietro o quarto di centrocampo, e poi Cragno di Gregorio, è cambiato anche il preparatore dei portieri, se siamo già a una svolta. Grazie. Sì, è cambiato anche il preparatore portieri che è Alfredo Magni ed è molto bravo, quindi ci tengo a ringraziarlo, sta facendo un ottimo lavoro. E su tutti e due i casi ti rispondo che stiamo valutando insomma
la scelta in questo momento migliore per la squadra. Io ho bisogno di vedere tutti, sto valutando tutti e i dubbi ovviamente li sciogliamo alla fine di questa seduta pomeridiana. La cosa più importante è che ci hanno atteggiamento tutti e quindi questa è la cosa più importante, vogliono mettermi in difficoltà tutti, questo per me è alla base e ci deve essere da qui a fine stagione. Sì, buongiorno mister. Federico Ferrario di Monza News. Abbiamo parlato di Dani Mota, che è un giocatore molto duttile, che può giocare in tante posizioni offensive. Un giocatore simile secondo me è Vignato, che tra l'altro, se non sbaglio, ha anche avuto in primavera lo scorso anno qualche partita. Le volevo chiedere che ruolo può avere, se può avere più spazio rispetto a quanto ne ha già avuto, e in generale i ragazzi della primavera che ha lasciato che ruolo avranno in questo Monza. Allora, parto da Vignato. Per me Vignato è un giocatore che mi piace tanto. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo perché anche quando era al Chievo era un giocatore che mi entusiasma, no? Giocatori tecnici a me piacciono molto perché rispecchiano anche il mio modo che avevo di stare in campo. Purtroppo Vignato l'ho visto una sola volta in allenamento con me, poi lo conosco come giocatore e so che può dare tanto. Un ragazzo giovane deve tornare, come gli ho detto e ho parlato personalmente, deve tornare dalla nazionale con il sorriso, con grande spirito di sacrificio, perché deve mettermi in difficoltà, e con la leggerezza con cui è arrivato, perché sono certi giocatori devono essere leggeri di testa nel provare a fare le cose che sanno fare, e Vignato le cose le sa fare. E per quanto riguarda i miei ex ragazzi, ovviamente gli faccio un grande in bocca al lupo, perché tra poco vanno in campo, li seguo sempre. La primavera è la risorsa della prima squadra. L'altro giorno ho portato due ragazzi della primavera ad allenarsi con noi. Io credo tantissimo nei giovani, io penso che il giovane siano il futuro, devono essere del Monza e del calcio italiano. Bisogna battere di più sui giovani perché sono il futuro dell'Italia, e il Monza ha un'ottima primavera costruita bene, e quindi faccio davvero un grande applauso a tutto il settore giovanile del Monza, alla società che stanno costruendo e stanno facendo grandi cose. Buongiorno mister, Marco Este, Este News. Le chiedo se c'è un giocatore della rosa attuale del Monza che rispecchia un po' le sue caratteristiche da giocatore, e poi anche un appello al pubblico. Già nel corso della sua presentazione ha richiamato i tifosi a stare vicino alla squadra. Domani ci si aspetta il tutto esaurito. Certo, ci saranno anche tanti tifosi della Juve, però tanti altri del Monza. Allora, io ero un esterno d'attacco, qui ci sono tanti esterni d'attacco, e quindi come caratteristiche potrebbe essere Caprari, ma è diverso perché lui è un po' più esplosivo. Valoti comunque un giocatore, un esterno d'attacco potrebbe essere con quelle caratteristiche. Poi a piedi invertito c'è Colpani, c'è Pessina, insomma ci sono degli ottimi giocatori e ci sono degli ottimi professionisti. Però la cosa che ho notato è che hanno grande qualità. E per me allenatore, quando degli attaccanti con grande qualità, dobbiamo metterli in condizione, e proverò ovviamente da allenatore, dalla mia passata esperienza da giocatore, a metterli in condizione per poter fare il meglio possibile, perché abbiamo degli attaccanti forti e bisogna portarli a fare gol. E per quanto riguarda l'altra domanda, mi hai chiesto, scusami? Ah, bene, ci tenevo a rispondere a questa domanda. I tifosi, come avevo detto anche l'altro giorno, so che lo stadio è quasi tutto pieno, ci siamo quasi per riempire tutto, ecco, quindi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno dei tifosi, della passione, dell'attaccamento che hanno alla maglia, del coraggio che ci daranno, della grinta. Dovrà essere l'uomo in più in campo, perché per noi è fondamentale. Abbiamo bisogno di tutti, del gruppo, della squadra, degli addetti ai lavori che sono qui con noi, ma soprattutto l'arma più importante per noi sono i tifosi, e sono sicuro che ci daranno una grande mano. Grazie a tutti, buon lavoro.